Vogliamo impegnarci insieme alla Regione e insieme anche agli enti locali perché su questo territorio prevalga non solo un concetto di sicurezza, come dicevo, che sia una sicurezza, una libertà dal rischio, dalla paura. Questo sicuramente è un qualche cosa che dobbiamo ai cittadini, ma non dobbiamo solo questo, dobbiamo anche una sicurezza mettere il cittadino in condizioni di essere sicuro, di poter cercare il lavoro, di poter trovare il lavoro, di poter girare, come diceva il vicepresidente della regione, indisturbato la sera, senza aver paura di ritornare a casa a una certa ora, di poter insomma essere un cittadino libero, sicuro di fare e di fruire di tutti i diritti e di tutte le libertà che la Costituzione garantisce a tutti indistintamente i cittadini, ovviamente non senza distinzione da regione a regione, ma nemmeno senza distinzione da paese, da nazione ad altre nazioni.